Ragazzuoli, bentornati nel decimo episodio di Hogwarts Legacy. Allora, l'ultima volta avevamo imparato Alohomora, fatto qualche missioncina, non ricordo tanto bene. Avevamo avuto anche tantissime interruzioni durante il video, cioè perlomeno l'ho pure io, voi non vi siete, spero, accorti di niente, anche se mi sono lamentato, per dire la verità mi sono lamentato. Comunque, ragazzuoli, ora proseguiamo il nostro percorso in Hogwarts Legacy. Come vi siete resi conto, ho continuato a pubblicare i video nonostante tutti i problemi che ho avuto in questa settimana maledetta. Che dire, dai, anche con il bloccamento di spalla, ecco, mi sto riprendendo abbastanza bene. E che dire, sto man mano risolvendo tutti i problemi del PC, perché dopo il trasferimento, ragazzi, non si capisce veramente niente. Non so se sono impostazioni mie sbagliate o cose che io ho danneggiato, non lo so, no? Lo scopriremo solamente vivendo. In ogni caso, ragazzi, adesso è l'ora di iscriversi al canale, lasciare un bel like al video che ci sta sempre, ci sta sempre. E dai, proseguiamo l'avventura, non ci cischiamo. Ecco, magari mi potrei bere un po' di succo così per rifarmi un po' la bocca, ecco. Perfetto. Allora andiamo a vedere che missioni devo fare, che non mi ricordo più. Missioni. Allora, incontra Tick. Questo mi serve un livello 15. Acquista una scopa. Ma questa perché la posso fare? Vabbè. Acquista una scopa, ottieni e usa una tentacola velenosa. Frequenta lezioni di violazione durante il giorno. Questo credo che si potrebbe fare subito. Ma non parliamo descendo. E si vola. Tippiti 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 tippita. Tippiti 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 tippita. Mi sono castrato. Tippiti tippitoppiti. Scusi. Toppiti tippita. Tippiti tippitoppiti. Tippiti tippita. Qua. Qua. Tippiti tippitoppiti, toppiti tippita. No, Non avevo puoi questa porta neanche qua sbloccata. immaginare Vabbè. quanto sei scomodo viaggiare in questa maniera. Mi scusi, ma forse ho sbagliato strada. Scusi. Dove devo andare, mi scusi? Libro? Ok, devo salire. Io veramente non ho parole. Scopa! No, forse ho sbagliato il gioco. Briscola! No, forse ho sbagliato il gioco. Oppla. Ok. Professor Onais sa così tante cose. Noi dovremmo imparare descendo in questa lezione anzitutto. Cosa abbiamo? Spero quegli incarichi siano stati abbastanza. Professoressa, ho completato tutti gli incarichi. Dai. Molto bene. Sempre con i miei Anche occhiali. se devo ammettere che avevo una sorta di presentimento che li avresti Anch'io non avevo portati a dubbi. termine. Ora che, senza dubbio, avrai affinato la tua intuizione completando i miei incarichi, mi chiedevo,
Sapendo che la conoscenza del presente e persino del passato di una persona possono rivelare tracce di ciò che verrà, cosa vedi nel tuo futuro? Un cazzo. Vedo tante avversità, indubbiamente, ma alla fine vedo il trionfo. Una percezione saggia e ponderata. Nulla che valga è mai facile. Ed è per questo che vale la pena lottare per un simile futuro. Ma parlare del domani non dovrebbe distrarci dal tuo successo presente. Informerò la nostra cara vicepreside della tua prestazione esemplare. Perché io sono esemplare. E se ciò che ho appena visto è un'anticipazione di ciò che sarà, vedo grandi cose nel tuo futuro. Beh, anch'io. Canalizza la magia verso il bersaglio. Canalizza. Nuovo incantesimo sbloccato. Ci sei. Ora, perché? Aspetta, come lo metto? Un nuovo incantesimo sul manichino. Dov'è il manichino? Descendo. Ottimo. Direi che ci sei. Depulso. Descendo. Prima o poi dovrai smettere di esercitarti. Metti alla prova le tue nuove abilità fuori dall'aula. Ok, perfetto, abbiamo imparato. Descendo. Così. Puoi scendere anche dalla stanza. Descendo, per favore. No, ti prego, scendi. Cioè, io voglio scendere da questa scala, va bene? Ok, ora apriamo nuovamente il libro missioni e vediamo se abbiamo completato qualcos'altro. Dobbiamo imparare Wingardium Leviosa. Allora, compra una scopa. Allora, adesso devo andare comunque a... Devo andare comunque in... come si chiama? Hogsmeade, quindi cerchiamo, faccio questa e con l'auto. Ok. Quindi, dato che devo andare a Hogsmeade. Mappa di Hogsmeade. Se io ricordo bene, da qualche parte vendevano le piante. Se andrei qui alla rapa magica, proviamo la rapa magica. Da qualche parte dovrei anche trovare sti elementi, no? Un tentacolo velenoso. Perché non usiamo un mandragolo? Vediamo un po'. Qua non ci posso entrare. Dove la rapa? La rapa magica. Non c'è questo. Salve! Un attimo e sono da te. Un attimo e sono subito da lei. Allora, pacchetti di semi, no? Foglie di ditta, mostello lunario, pacchetto di rametto, foglie di malva, frutto di grinzafico. Aspetta di tanto. No. Non si può dire che il mio negozio non sia ben direi fornito. Direi no, cioè, boh, cioè io veramente volevo acquistare delle cosette che non tengo. Confringo! Cioè, come posso fare ad acquistare sta tentacolo? Sta tentacolo io dove la vado ad acquistare? Proviamo qua le pozioni? Per bocciatore che vengono, attrezzature sportive. Qua? Come pergamena? Abbigliamento? Emporio? Fiera delle fiere?
Allora proviamo dalle pozioni. Anche questo. Salve, stai cercando delle pozioni? Sto cercando qualcosa di simile. Cosa posso fare per te oggi? Allora, vediamo un po' perché ci abbiamo succo di clompo, lingua di dog box, canna di ragno, pelo di leopardo, calcole di troll. No. 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 Dove si può fare? Spero di rivederti. Addio per ora. Allora proviamo ad andare qua al coso sportivo, tanto che ci stiamo. Compra una scopa. Ah, un viso nuovo! Magnifico! Buongiorno, lei è il signor Wicks? Albi Wicks, al tuo servizio. Benvenuto a Spint Witches. Scusa se sei venuto prima e non sei potuto entrare. Il negozio è chiuso perché le vie commerciali sono bloccate. Mi è toccato raggiungere il fornitore a Londra. E sono appena tornato. Per fortuna con la merce. Immagino ti serva una scopa nuova, vero? Ho un po' di solcabrezza rare, delle scatto di brace, frecce d'argento e fil di vento. Qualsiasi sia la tua scelta, sarai felice. Sono tutte eccezionali, sia per qualità che per prestazioni. Si direbbe un bel assortimento di scope. Darò un'occhiata in giro. Grazie. Cosa stai cercando oggi? Che ne so, una che mi posso permettere. E a nessuno mi posso permettere. Grazie per la tua visita. Spero di rivederti ancora. Come posso fare soldi in questo gioco io? Cosa stai cercando oggi? Temo che costi un po'. Quell'oggetto è di altissima qualità. Quell'oggetto è di altissima qualità. Sì, ma non ho soldi io per fare sta cosa, capito? Grazie per la tua visita. Spero di rivederti ancora. Cioè io non ho soldi per fare queste missioni. Ma questa è una scopa. Non la posso fare. Ottieni una tentacola, ragazzi, cioè non so dove cazzo comprarla. Questo mi dà le. Aggiungi il campo del lavoratore, forse questa missione. Allora vediamo un attimo, potrebbe tornare al mio video, vediamo dove devo andare. Ok, allora è a Hogwarts. Dovrei andare circa meno quasi qua, quindi per andare qua io dovrei andare qua molto facilmente, direi anche. Proteggo. Okay. Che cosa ci fai qui? Ti sfido a una partita di campo dell'evocatore.
È ora che affronti un vero avversario, non come alle lezioncine di incantesimi di Ronan. Campo dell'Evocatore non è solo un gioco. È una sfida di abilità che misura la nostra tempra. Che ne dici? Beh, non è che tengo proprio tanta voglia. D'accordo, giochiamo. Fantastico. Fantastico. Se mi fai parlare mi incazzo come fai. Campo dell'Evocatore, il gioco che cambia di continuo. Accio. Ok, accio un set di incantesimi intanto. Accio. Mettiamo acqua. Niente di che. Fammi riprovare a me. Porca puttana. È andata malino stavolta. Stavolta sì. Purtroppo cala, cioè anche i migliori sbagliano. E sono già 60 punti, c'è la coglione. È una questione di polso. Ma stai zitto, stupido. Ah dai, cioè li prendo tutti sti barattoli. Ho visto di peggio. Accio. Prova a battere quello. Col fatto. Accio. Quello ho preso pure tutta punti. Fortuna. Aspetta, ho vinto. Ho vinto. Avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico, allenarti ti farà bene. Campo dell'Evocatore, il gioco che cambia di continuo. Accio. Niente di che. Ha preso 50 punti, come niente di che. Accio. Dai, ma continuano a cadere, ragazzi. Lo sapevo che non eri alla mia altezza. Accio. Ti faccio una palla che d'abba, porco Dio. È una questione di polso. Ti odio. Come hai fatto? Accio. Ma questo è sfigato, eh? Mi è scivolata la bacchetta. E mi sono caduto tutte le palle per terra. È andata malino stavolta. Meno 10 preso. No, è un culo. Avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? Fammi fare un altro round, grazie. Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico. L'ultimo, allenarti ti farà cazzo, bene. Stronzo. Campo dell'Evocatore, il gioco che cambia di continuo. Aspetta, io se posso fare. Accio. Prova a battere quello. Accio. Ok, ora le mutande di Merlino. Accio. Niente di che. Non male. Non male. Accio. Io volevo battere quando è come volevo. È
È una questione di polso. Faccio! Questa te la concedo. Un pareggio. Almeno non mi hai battuto. Avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? No. Un'altra volta, forse. Non ti biasimo? Torna quando sarai in grado di misurarti contro un giocatore del mio livello, magari. No, devo battere per forza. Cioè, io ti odio. Giochiamo a campo dell'evocatore. Una volta non ti è bastata? Pronto? D'accordo, giochiamo. Fantastico! Che odio. Campo dell'evocatore. Il gioco che cambia di continuo. Accio! Prova a battere quello. Un attimo. Dammi tempo di dirlo gusto. Faccio! Una giocata memorabile. Faccio! Niente di che. Dai! Ho visto di peggio. Accio! È una questione di polso. Accio! Che odio, cazzo! Tutta fortuna. Avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? Stronzo. Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico, allenarti ti farà bene. Campo dell'evocatore. Il gioco che cambia di continuo. Accio! Oh, comunque le vanno tutte sul verde. Prova a battere quello. Accio! Dai ragazzi, c'è una possibilità. Sapevo che non eri alla mia altezza. Accio! No vabbè, 50 punti ho preso. Niente di che. È andata malino stavolta. No, spero che non prendo coglioni. È una questione di polso. Faccio! Cioè ragazzi, su tre palle c'erano preso. Ho visto di peggio. Che avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? Maiale. Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico, allenarti ti farà bene. Campo dell'evocatore. Il gioco che cambia di continuo. Accio! Prova a battere quello. Un attimo. Faccio! Ok, è la prima andata. Una giocata memorabile. Faccio!
Cioè, vabbè, incredibile questo. Niente di che. Non male. Non male. Accio. È una questione di polso. Quanto è fatto? 130. Accio. 150. Battuto. Questa te la concedo. Ben fatto. Mi hai battuto. Hai avuto fortuna. Ma che fortuna? Non si tratta di fortuna, è che sono meglio di te. E va bene, hai ragione. Sei più abile di me, lo ammetto. Dirò agli altri che puoi continuare a giocare. Grazie. Gli altri? Ho perso 7 partite di fila contro Samantha Dale. Gli altri giocatori di campo dell'Evocatore dicono che chi non riesce a battere me non è alla loro altezza. Testa alta, Leander. Esercitati e migliorerai. Suppongo Vai. Tu abbia ragione. Dirò agli altri che ho valutato la tua tempra e che hai superato la prova. Perfetto. Un punto talento. Ok, a sto punto sono a livello 15. No, non volevo fare sta cosa, volevo prendere il libro delle missioni. E quindi posso andare qua, incontrati con Sebastian e parla con Tick. E posso andare avanti, perché altrimenti qua, cioè, veramente, incontrati con Sebastian. Dove devo andare? Qui Hogsmeade. Non è Hogsmeade. Dove cazzo è? Vabbè, seguiamo il libro, dai. Via su. Devo fare 2 chilometri, però se non c'è nessun punto sbloccato. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? A me sta strada proprio onestamente sembra di averla già fatta. Ok, non ho però questo. Cioè tu capisci che c'è soltanto strada da risparmiare, no? A sto punto, scusa. Ma che cazzo ci devo andare sempre a piedi io le parti? Nuova missione disponibile per il registro delle missioni. Vabbè, dopo la vediamo, intanto continuiamo a seguire questo. Corri adagio, corri! Gira soli a testa in giù. Proprio quando passi tu. Qua ci sono dei soldi, mi servono per comprare la scopa. Ok.
C'è chi non scopre. Queste rocce hanno visto giorni migliori. Qua ci sono gente. No, faccio qualcosa. Riesci a saltare un cazzo di muretto? Ma che cazzo? Qui stiamo iniziando a diventare strana la faccenda. Vabbè. Salve. Corri, 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 cagazzo laggiù. Cosa sei tu? Buongiorno. Vende qualcosa? Ciao. Non si vedono spesso studenti di Hogwarts qui durante l'anno scolastico? Priya Treadwell, al tuo servizio. Vendo articoli da viaggio per tutte le esigenze. Vediamo. Che cosa c'è in vendita? Diamo un'occhiata, che ne dici? Allora, cavolo carnivoro, no? Non andrà quella, minchia, 500. Tentacola velenosa 600, ok, non ho sti soldi, se ne possiamo andare. Grazie mille per la visita. Non c'è di che. Incredibile. Ma perché voi dice mi devo fare tutta questa strada per andare così lontano? Cioè ha senso questa cosa? Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Se iniziano ad insegnare agli studenti le fatture, finiranno per il... Le arti oscure non mi fanno paura fin tanto che... Meglio tenere... Rivelio! Ok. Allora, ecco, vediamo, cioè, iniziamo questa faccenda.
Io non ho mai capito come funziona. Fatto un pezzone, perfetto. Revelio. Difendo. Revelio. Vabbè. Perché fammi aprire questa porta? Allora? Sciarpa della casa arriva. Non so come mettiamocela. Invece questa poi me la posso vendere. Che piacevole sorpresa. Cazzo ridi. Che cazzo devo fare? Davvero intrigante. Perché tutti si preoccupino tanto per le armi oscure? Spingono solo un po' più in là i confini della magia. Ma io non le posso ignorare sta cosa, perché veramente... Revelio! Allomora! Ricominciamo! Perché ho capito quando inizio a girare da solo, veramente lo posso lasciare. Non so. Ok. Collezione generale, la strada di Rospigolo Giganti. Revelio! Piacere di conoscerla. Ah, salve! Sono Patrick Haggerty e questo è il mio negozio. Come posso aiutarti? Vorrei farle alcune domande sul suo negozio, se possibile. Certamente, non c'è problema. Che vuoi sapere? Cosa c'è in vendita?
Che cosa c'è in vendita? Con cosa posso aiutarti oggi? Ma cazzo. Mi fa piacere che tu sia riuscito a passare. Beh, dai, andiamo avanti col gioco, va. Che più meglio. Okay. So cosa significa. Una prova di Merlino. Misterioso e un po' inquietante. Cosa devo fare? Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! Confringo! Incendio! Confringo! No, ce ne deve essere un altro. Eccolo. Confringo! Ecco fatto. Risolto. Perfetto. Corri, corri! Ciao! Salve! Sebastian ha avuto veramente, cioè, ma cosa cazzo ti ha detto la testa? 300 metri da su così arrivato. Ho cincischiato anche abbastanza. Intrusione. Intrusione del cazzo, va bene. Questo è il mio gioco, ci vado dove voglio. Sempre a intrudermi veramente, non lo so. Ma dove mi ha vinto Sanremo Giovani? Hai mai riempito lo stadio in più? Hai mai inzuppato un trollino senza che si spezzasse? Io sì. Nudo. Sono sul serio, che cazzo fai di un problema? Confringo! Legione! Descendo! Un paese nel verde, abbiamo fatto un altro obiettivo intanto. Comunque se bastano veramente, cioè tu sei andato a cacciarti in un posto lontanissimo.
Revelio. Che cazzo ci fai qua? Aspettiamolo pure di sopra. Eccoti qui. Eccoti qui. Ti godi il panorama? Tengo d'occhio i dintorni. Feldcroft non è più quella di una volta. Nessuno si sente più al sicuro qui da quando i seguaci di Ranrock frequentano quel castello laggiù, il castello di Rookwood. Mio zio Solomon era un Auror e si rifiuta di indagare. Perfino dopo che Anne è stata maledetta da uno di loro. E con una bacchetta, temo. Ho sentito un goblin chiamare la stirpe magica portabacchetta. I goblin non possono usarla. Esatto. Ecco perché sono alla ricerca di risposte. Se voglio poterla curare, devo prima capire cosa le è successo. Mi sembra giusto. Anne è sempre stata la più ribelle dei tre. Ti lascio immaginare, visto come siamo in Faustus ed io. Spero che una visita a sorpresa da parte mia e di un nuovo amico di Hogwarts possa risvegliare Len di un tempo. Forza, andiamo a casa di mio zio. Di qua. Mi prima di seguire Sebastian, se volete. Qual è? Feldcroft era molto più vivace, ma con rara che i suoi paraggi se ne stanno tanti chiusi in casa. Eccoci, mia sorella dovrebbe essere dentro. Vediamo, dai. Vediamo la tua sorella. Questo sono io con le scale. Mi spiace tu abbia dovuto assistere. Vorrei stare un attimo da solo se posso. Vai. Povero Sebastian, la visita non è andata come sperava. Quel ragazzo sta abusando della mia pazienza. Chiedo scusa, signor Sallow. Ah, sì, l'amico di Sebastian. Mi scuso per mio nipote, non sa quando è il caso di fermarsi. Ma si figuri. Crede di poter aiutare Anne, ma non si può fare nulla per lei. Forse nessuno ha ancora scoperto la cura. Bah, parli come Sebastian. Credi di saperne di più dei guaritori del San Mungo? Forse i guaritori non sanno tutto, signore. Sebastian ha un solo pensiero: trovare una cura per sua sorella. E se esiste, ho la certezza che la troverà. La tua speranza è mal riposta. Anne è stata maledetta da una magia oscura. E difficilmente i goblin motiveranno le loro azioni. Questo è anche vero. Darle false speranze è crudele. Ormai l'unica cosa da fare è tenerla a suo agio e stare alla larga dai seguaci. Capisco il suo punto di vista, signore. Bene. So cos'è meglio per Anne e per Sebastian. Certo. Hanno preso da quel testardo di mio fratello. Soprattutto Sebastian. Succede a volte. Se davvero vuoi aiutarlo, assicurati che Sebastian faccia ciò che deve e non ciò che vuole. Certo. Non ha idea del male che potrebbe causare se non la smette. Vedi di non dimenticare ciò che ti ho detto. Buona giornata. A lei. Grazie. Mi dispiace per prima. Quelle fitte di dolore sono difficili da sopportare. Ti senti bene, Anne? Non volevo disturbarti. Non mi disturbi, davvero. E sto bene. Il dolore va e viene, una alle volte improvvisamente. È un po' strano. Non è colpa di nessuno. Piacere, comunque.
Devi essere lo studente del quinto anno di cui mi ha parlato Sebastian. Esatto. Ho conosciuto Sebastian il mio primo giorno a Hogwarts, nella sala comune dei Serpeverde. Oh, la sala comune. Amavo infastidire quelli del primo anno con la storia delle sirene fuori dalla finestra. Hogwarts mi manca, ma non mi dispiacerebbe starmene qui a Feldcroft se solo non fosse così cupa ora. Tra i goblin al castello e mio zio che litiga con Sebastian ogni volta che è a casa, non è la dimora accogliente che era un tempo. Giusto, Sebastian ha detto che tuo zio, sebbene sia stato un Auror, non ha voluto perseguire i seguaci di Ranrok. Ammetto che non mi aspettavo di vederlo così arrabbiato. Lo zio Solomon è frustrato per quello che mi è successo e per la testarda ingenuità di Sebastian. Vediamo. Entrambi hanno buone intenzioni, lo so. Ma mio zio ha ragione, questa maledizione non è reversibile. Lo sento. Sebastian non può liberarmi dal dolore. Forse tu sarai in grado di farglielo capire. Certo. Farò del mio meglio. Prometto di parlargliene. Grazie mille. La sua ricerca di una cura è inutile, temo. Mi sento un po' stanca, forse dovrei riposare. Grazie per la visita. Stammi bene. Dovrei andare a vedere come sta Sebastian. Intanto. Revelio! Vediamo cosa posso portare da questa cattività. Fuori c'è una scatola. Occhiali protettivi da sole, o almeno posso cambiarmi gli occhiali, ragazzi. Non avrò più gli occhiali a forma di drago, ma avrò questi. Ora sì, ci vedo meglio. Perché non vuole ascoltarmi? È mia sorella. Come stai, Sebastian? Hai visto in prima persona con cosa ho a che fare. Ti prego di scusare mio zio. Ammetto che non mi aspettavo che si arrabbiasse tanto. È sempre arrabbiato. Lo è dalla morte dei miei genitori. Dopo l'incidente di Anne è peggiorato. È come se mi addossasse la colpa. Mi chiama sempre il figlio di tuo padre, come se fosse un insulto. Sono io che sto cercando di aiutarlo. Lui ci ha rinunciato. Sia Anne che tuo zio sembrano davvero convinti che non ci sia altro da fare per lei. Rifiuto di crederci. Il dolore di Anne non è solo fisico. L'ha completamente trasformata. Mi manca mia sorella. E riuscirò a riaverla indietro. Seguimi. Devo mostrarti dove è successo. Andiamo. I seguaci di Ranrok sono molto più pericolosi di quanto si pensi. Meglio non sottovalutarli. D'accordo con te. Tutti questi detriti provengono dalle misteriose attività in corso alla tenuta abbandonata. Stanno scavando alla ricerca di qualcosa. Che cosa vuoi? Lassù, su quell'alto piano. È lì che Anne è stata maledetta. Seguimi. E dai, però, cioè, corriamo, cioè, non è che possiamo andare passeggiando per tutta la... Per quanto ancora dovremmo scavare tra queste macerie? Ranrok sa cosa fare. È un onore partecipare al piano. Assolutamente pietoso. Oh, prezzo della verità? Confermo!
sai fare? È Triss, davvero Triss. Expelliarmus! Confringo! Confringo! Non la passerai! E la farò pagare! Confringo! Userò la tua morte! Ti sento! Confringo! Credi davvero di riuscire? Hai commesso il tuo ultimo errore. Confringo! Expelliarmus! Non ho pace. Venire qui è stata una pessima idea. Difendo! Confringo! Expelliarmus! Difendo! Ma questo va a fare? Sono morto. Chiedo scusa se passa. Mi hanno messo le strette. Dai, riproviamoci. Più dura di quanto mi aspettassi. Non c'ho, io ho cercato di avvertirti. Quei seguaci si meritavano una lezione. Sono d'accordo. È qui che è successo. Era piena notte e abbiamo sentito puzza di fumo. Guardando fuori, abbiamo visto le fiamme provenire da qui.
Prima che mio zio o io potessimo fermarla, Anne è corsa verso l'incendio per assicurarsi che non vi fossero feriti. Si è ritrovata faccia a faccia con un'orda di goblin che tentavano di spegnere il fuoco. Improvvisamente, una voce gelida è emersa dal fumo. I bambini devono essere visti e non uditi. E subito dopo un'esplosione accecante. Anne non è riuscita neanche ad allontanarsi. Mm. Una reazione decisamente violenta di fronte alla comparsa di una bambina. Cosa cercavano di nascondere? È ciò che mi chiedo. Forse oso troppo, ma continuo a pensare che qui possa nascondersi un indizio in grado di condurmi a chi ha lanciato la maledizione su Anne. Potrebbe essere l'unico modo per comprendere quale magia l'affligga e trovare di conseguenza la cura. Forse hai ragione. I seguaci di Ranrok sono dappertutto, ma sembrano effettivamente passare molto tempo qui e probabilmente nascondono qualcosa. E? Esatto. Nel castello di Rookwood. Diamo un'occhiata in giro? Perché no, ormai ci siamo. Si saranno accampati qui per un motivo specifico. Revelio! Postazioni per tutto. A chi apparteneva questa casa? Da che ho memoria è sempre stata disabitata. Si dice che un tempo ci vivesse un professore di Hogwarts, ma parliamo di secoli fa. Pare che ovunque stiano spuntando siti di scavo goblin come questi. Mi meraviglia che il ministero non prenda provvedimenti. I seguaci di Ranrok sono sempre armati e pronti a combattere. Forse dovremmo dare un'occhiata da vicino alla casa. Forse sì. Revelio! Abito mascato azzurro. Ora ce la mettiamo. Potrebbe rivelarsi molto utile. Ok, chiudiamo e andiamo. Questo pozzo ha un'aria familiare. Revelio! Sebastian, questa casa, il pozzo, il paesaggio, io li ho già visti. Cosa intendi? Quando? Dammi un attimo e ti spiego tutto. Sebastian, da questa parte. Pensi che sia rimasto danneggiato dalle fiamme la notte in cui Anne è stata maledetta? Forse. Anche se a me sembra più una cosa premeditata. Ok, dai, forse abbiamo aiutato Sebastian a fare qualcosa. Sebastian, questa casa apparteneva a una professoressa di Hogwarts centinaia di anni fa. Chi? Come hai... Quel giorno, nel reparto proibito, ho trovato un pensatoio. Il ricordo mostrava questa casa. C'era una bambina piccola e la siccità. I custodi mi hanno mostrato anche altri ricordi. La bambina divenne una professoressa a Hogwarts. Si chiamava Isidora Morganac. Era una dei custodi. In effetti... E custodi di cosa? E hai trovato un pensatoio in biblioteca? Non ti seguo. Capisco, sia molto da digerire tutto insieme. In effetti, non so neanche se ho capito tutto io. Si fanno chiamare i custodi perché proteggono una specie di conoscenza. Ha tutto a che fare con la camera blindata alla Gringot. Vediamo se ho capito bene. Hai Ranrok e Rookwood alle calcagna per qualcosa che hai trovato alla Gringot, dove ti sei ritrovato dopo aver utilizzato una passaporta. Esatto, questo è riassunto. E ora vedi dei ricordi lasciati dai custodi. Oh. Praticamente. E questa casa apparteneva a un professore di Hogwarts che qualche centinaio di anni fa fu uno dei cosiddetti custodi. Esattamente. Se non ti conoscessi, penserei a una burla da parte tua. Messa così è troppo da assimilare, vero? Il punto è che abbiamo tutti e due una buona ragione per ispezionare questa casa. Tu per cercare le risposte su quel che è successo ad Anne ed io per le risposte sui custodi. Guarda qua. Questa roba è stata ammucchiata qui per un motivo. Forse volevano bloccare qualcosa? C'è un solo modo per scoprirlo.
Perché sono covacciato? Defuncio! Una scala. Esplora la cantina. Perché affannarsi tanto a bloccare una scala? Forse qui dentro c'è qualcosa che merita un'occhiata approfondita. Hanno lasciato tutta questa roba in giro così. Defuncio! Se cercavano qualcosa di più grosso. Descendo! Questo perché mi sta scrivendo. Un'annotazione dal diario di Isidora. Meglio che la conservi. Sembra che queste annotazioni di diario riguardino i viaggi di Isidora. Defuncio! Non ci crederai, ma vedo il sotterraneo. Perfetto. Come in un sogno ad occhi aperti. Anche a me succede sempre. So che sembra strano. Sinceramente, ma... ormai nulla di ciò che mi dici mi sembra strano. Hai ragione. Posso vedere il sotterraneo attraverso questo muro di pietra, come fosse una finestra. Mi è già capitato. Ti ascolto. Ho un'abilità rara, vedo come dei sospiri di magia antica. Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Lo sapevo che non mi avevi detto tutto. Magia antica. Cosa intendi esattamente? Non ne ho la certezza, ma i custodi dicono sia una potente magia che deve essere usata solo da pochi prescelti. E sai come usarla? Non lo so. Ma Fig e io pensiamo che Ranrok abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i Goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? Esattamente. È quel che stiamo cercando di capire. Quel che so è che questa mia abilità mi permette di viaggiare attraverso le finestre che vedo. Un momento. Possiamo raggiungere il sotterraneo da qui? Infaustus rimarrà senza parole. Sì. Ma forse sarebbe meglio non dirlo a nessun altro per il momento. Neanche a Infaustus. Ho capito. Allora, antico passaggio magico, invisibile e segreto, arriviamo. Dai. Mi viene quasi da trattenere il fiato. Siamo ritornati a Hogwarts. Per così, senza spiegazione. Perché la porta ci ha condotti qui? Sebastian, guarda! Oh, ma cosa sarà mai? Che cazzo è? Una mappa? Perché nascondere un trittico qui? Sembra che manchi qualcosa. Biglietto. Diamogli un'occhiata. Asso! Descendo! No, allora devo metterci qualche altro tipo di magia. Reparo! E no. E raccogli. C'era qualcosa di utile nel messaggio. Un simbolo runico. Ho visto i custodi utilizzarne di simili. Stavo pensando una cosa. Un custode ha vissuto in quella casa secoli fa. È raro che la sua banda l'hanno frugata da cima a fondo. Hai detto che i Goblin potrebbero avere in mano questa magia antica. Credi che l'abbiano usata per maledire Anne? Non posso averne la certezza. Ma non credo. Non ne ho mai vista alcuna traccia intorno a lei. Molto bene. Ma non significa che non sia magia antica. Ignoriamo ancora molto al riguardo. Vero. Forse questo trittico ci darà delle risposte. Allora dovremo scoprire che cosa significa tutto questo. Ora devo parlare con Infaustus. Non temere, non gli dirò nulla. L'ho già detto che, a quanto pare, Salazar Serpeverdi aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. No. È per caso collegato alla nostra sala comune? Non ne ho idea. Infaustus l'ha appena scoperto. Ti farò sapere cosa scopro io. Ok. Non pensavo che la nostra visita ad Anne avrebbe scatenato tutto questo. Sono assolutamente confuso.
ma sono felice che tu mi abbia detto tutto. Dai, yeah. Mi farò vivo. A più tardi. A più tardi. E io ora cosa faccio? Innanzitutto ho un nuovo equipaggiamento per la testa. Poi avevo delle cose qua da riscuotere. Abbiamo risposto un bel po' di cose. Intanto vediamo cosa abbiamo riscosso. Ah, non ho comunque equipaggiamenti nuovi, cioè cose che mi fa vedere. Va bene, dai, tutto sommato. Ok, incontra Dick, l'elfo e il sacco. E il telaio, che poi possiamo fare la prossima volta, così intanto abbiamo qualcosa da fare la prossima volta, che nel frattempo trovo soldi per sbloccare altre missioni. E quindi, ragazzuoli, noi salviamoci la partita, che ci sta sempre. Siamo a 10 ore di gioco, siamo nel sotterraneo, sempre in esplorazione, comunque. E detto ciò, ragazzuoli, noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, di serata, quel che è. E nel frattempo, ragazzuoli, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare sempre un bel like. E noi, come al solito, ci becchiamo la prossima volta. Ciao, baby!